Le razzo matite! Sono disperato! Ho capito, vorresti tanto prenderti una rivincita con Sioneo e Gian. Va bene, ti darò una mano io. I guanti vincenti! Ecco, con questi potrai battere qualsiasi avversario. Non avresti un ciuschi che garantisca lo stesso risultato, ma che sia meno faticoso da usare? Lo sai che detesto il movimento, dai! Eh? E poi, visto che mi attaccano in continuazione, dovrei stare sempre con quei guanti addosso. E come farei a mangiare o a scrivere? Ok, questa volta mi hai convinto. Ah, bene, finalmente ci sono riuscito. Ecco due razzo matite! Sono semplici matite. All'apparenza sì, però tirando la punta si trasformano in missili potentissimi. E come funzionano? Basta che li posizioni dove vuoi e premi il pulsante del telecomando per il lancio. Non mi sembra una cosa faticosa. Magnifico! Fatto, la base di lancio è pronta. Non dovrò far altro che premere il pulsante quando è necessario. Bene, così! Di nuovo! Non sanno che cosa gli aspetta. Finalmente oggi pareggerò i conti con quei due. Ok, i bersagli localizzati, adesso fuoco! Ah, eccoli che arrivano! Cosa è successo? E vai, missione compiuta, urrà! Sono a posto, adesso basta che piazzi in giro un po' di missili e che tenga pronto il telecomando. Così alla prima mossa sospetta sarò pronta a colpirli. Finalmente sono libero di andare in giro senza avere paura di niente. Ehi, Doraemon! Dorme, e ora come faccio? Non aspetterò, li prenderò senza il suo permesso. Ancora. Direi che 30 sono sufficienti per risolvere il problema Gian e Suneo. Per il momento questi missili possono bastare. Piazzerò gli altri più tardi. Non vedo l'ora che facciano una mossa sbagliata. Ehi, tu l'hai fatto apposta a venirci addosso. Ah, ci siamo! No, non vi farei mai una cosa del genere. Ma chiudi il becco! Bersagli su Neo e Gian localizzati! Colpiti! Che cos'è successo? Ci vediamo! Aspetta! Fermi voi due! Volete smetterla di infastidire la gente? Cerchi guai, forse? Ormai dovreste aver imparato la lezione. Di quale lezione parli? Qualcosa è caduto dal cielo e ci ha colpiti! Si può sapere che cosa c'è da ridere? Partina! Si salta di qua! Aiuto! Cosa sta succedendo? Sarà meglio tornarcene a casa. Fra i due è più facile che sia Gian quello che crea problemi, quindi seguirò lui. Sento odore di bruciato dietro questa storia. Quelli sono missili. Ho capito, qui deve esserci lo zampino di Doraemon. E ora che lo so, non mi resta che informare Gian della mia scoperta. Ehi! Ehi, Gian, aspetta! Eh? Che cosa? Hai rubato dei missili nel giardino di Nobita? Sì, e ho preso anche il telecomando. Sono fritto! Doraemon! Doraemon! No?
impossibile che tu non mi dia mai retta. Scusa, ma adesso che cosa faccio? Che bello, hanno vinto per un colpo quando lo vedrai. Già, premeremo il pulsante del telecomando proprio sotto il suo naso. Sai che botta? Radar di contrattacco! Una volta montati sui missili, i radar possono rilevare la presenza di oggetti volanti sospetti e lanciare automaticamente i missili per sferrare un contrattacco a sorpresa, lasciando il nemico di stucco. Ecco, Doraemon, io ho finito di montare i miei. Magnifico! E adesso andiamo ad avvertire già nessun Eo della modifica. Non ci penso. Useremo anche noi i radar. Vi consiglio di non premere il pulsante del telecomando. Vi conviene ascoltarlo, perché se lo farete vi cadrà addosso una pioggia di missili. Perché non mollate voi il telecomando? Tanto non ci fate paura, abbiamo anche noi il radar di contrattacco. Adesso siamo nei guai fino al collo. Chiunque attaccherà per primo metterà in pericolo la vita degli avversari e anche la propria. Pensandoci, ha ragione lui. Dobbiamo fermarci prima che sia troppo tardi, vi prego. Tu che cosa ne dici, Gian? Che cosa vuoi che dica? Non abbiamo altra scelta, lasciamo perdere. Anche tu sei d'accordo, non è vero? Sì, certo. Bene, si fa una partitina? Sì! Sì! Siete pronti al lancio? Pronto! Pronto! Attenzione, sto per lanciare un vero missile! Fregati! Wow! Piacerebbe spiegarci che cos'è successo? Beh, ecco, molto probabilmente il radar di contrattacco ha rilevato la presenza della palla che hai lanciato, ma vi giuro che io non ne ho nessuna colpa! Aspetta! Allora, è molto...